benvenuti e bentornati in un nuovo video. Ho deciso che devo essere più simpatica nei video perché sono sempre, non so perché, triste e non mi rispecchia questa cosa. Lì c'è una mia che vaga. Dove stai? Dove stai, amore? Ehi, Ita! Amore! Ehi, dammi qua! Lascia! Bravissima! Non so dove l'ho buttato. Dicevo, ho deciso che devo essere più simpatica perché in realtà voi nei video vedete sempre un'Ilaria impostata, diciamo ferma, che in realtà non sono, quindi sono sempre spiritosa, allegra, quindi ho deciso di essere più me stessa, forse perché appunto era una questione di timidezza. Allora, oggi vi mostro quello che andrò a fare a casa. Praticamente per me è lunedì, non so di quale settimana o in quale settimana voi vedrete questo video, penso tra qualche settimana, perché devo sistemare nella cucina. Vi mostro alcuni cambiamenti che ho fatto a casa mia. Ho comprato delle mensole, ho sistemato dei quadri e delle piante nuove, specialmente le mie adorate orchidee, che in realtà forse non vi ho mostrato mai, quindi ve le mostrerò. E nulla, poi vi porto con me anche nel cambiamento della cucina delle piastrelle. Ho comprato una tinta apposta per le piastrelle per ridipingerle, perché sapete quanto le odio, quindi vi porterò con me in queste settimane nel makeover della cucina, vediamo cosa ne uscirà mai. Quindi vi lascio il video e ci vediamo dopo. Ciao! Qui abbiamo le mie bellissime orchidee che stanno avendo un pochino di problemi, non so se magari ve lo fate mai vedere. Questa poverina bella mia aveva tutte quante le radici, non so se riuscite a vedere, marce, e quindi l'ho travasata sul consiglio di un ragazzo su un gruppo. Guardate la differenza tra questa con le radici e questa. L'ho rinvasata sempre nel suo vaso, però con una terra nuova. L'unica cosa è che da una settimana mi si stanno ingiallendo le foglie e anche, vabbè, i fiori poco male perché quelli cadono sempre e va bene, però qui quando si ingialliscono le foglie mi preoccupo. Questo è un acquisto nuovo, il vaso, quello trasparente, perché non sapevo mai dove mettere le orchidee perché devono stare alla luce. Quella sta così perché già, bella mia, sta un pochino, diciamo, obliqua, quindi l'unico modo per farla mantenere e il vaso. Quella è l'unica che ha avuto più danni tra virgolette, perché mi è caduta, si è rotto il vaso, l'ho rinvasata 20.000 volte ed è l'unica che mi dà questa soddisfazione. Tra l'altro è rosa, non so se potete notarla, ok? Questa invece barcolla ma non molla, e non riuscendo a farla stare in piedi ho preferito prendere un vaso appunto che le contenesse tutte e due. Ho intenzione poi, appena sfioriscono, quindi se ne parla verso settembre, ottobre, di bucare il vaso con il trapano e fare dei buchini e di inserirle tutte e due, sempre se manterranno, nel vaso stesso. Così le do più spazio. Altro acquisto della quarantena che fa male alle tasche ma fa bene ad Amazon è questo portacapsule, che praticamente lo stavo adocchiando da un bel po' di tempo e ne ho approfittato. Sapete, queste sono le spese futili che si dice no vabbè non serve, adesso che non stiamo spendendo praticamente nulla, adesso si serve. Mi piace tantissimo perché finalmente ho le capsule sistemate. Ne ho solamente di due tipi perché ne utilizzo solo due tipi. Fabio non beve tanto il caffè, solo la mattina, quindi questo l'ho preso per me, della micellaria rossa del Borbone, e per la verità mi sta piacendo. E invece queste sono le cappuccino per la mattina, io lo trovo abbastanza buono, ed è la Cortado. Li ho sistemato così, è un po' diverso rispetto al video che vi ho fatto vedere della sistemazione, perché appunto essendo mi è arrivato questo poi ho dato una sistemata. Adesso vi porto con me anche nelle altre camere per farvi vedere le cose nuove. Fiori bellissimi che mi ha portato mio padre, che bello mio viene, si rimane sulla porta, mi dà le cose, me le lancia praticamente e se ne va. Sono dei fiori, mi ha detto che diventano secchi e sono di quali colori, guardate quanto sono belli. Non hanno un profumo chissà quanto esagerato, però sono veramente veramente carini. Hanno bisogno di pochissima acqua, in effetti è pochissima, e mi ha detto che man mano seccano non si deteriorano, quindi rimangono così fissi, diciamo così fermi, e li può utilizzare anche da secchi.
perfetto. Novità nello studio, questo mobiletto qui, che ovviamente adesso è rimasto un pochino così incasinato perché in questo periodo non ci stiamo badando molto. Allora, quelli sono dei quadri che devo sistemare ancora a casa, non sono convinta di dove metterli, e comunque mezzi devo ridipingerli perché hanno una cornice che non c'entra nulla con casa mia. Quella è la borsa della palestra di Fabio, che è bella mia, è ferma lì perché non deve fare nulla. E quelle sono appunto le scarpe in più che non ci entravano lì. Quella l'abbiamo terminata, quindi volevo qualcosa insomma anche per poggiare il borsone. Ehi signorina, che cosa stai facendo? Che stai facendo? No, non si lecca la videocamera. Non si lecca la videocamera. Guarda come mi hai combinato il divano. Mo' ho sistemato. Sei terribile. Dammi. Guardala. Che, sei timida? Non ti puoi far riprendere? Bravissima. Pronti? Via. Ciao, principessa. Ciao, piccola principessa. Zampa a me. Zampa. Bravissima. L'altra zampa. L'altra zampa. L'altra, quella lì. L'altra, questa. Va bene questa. Altra novità stupendissima di casa è il quadro del matrimonio. Non so se ve l'ho fatto vedere, non credo, perché mi sa che nell'home tour non c'era ancora, nell'home tour aggiornato. In effetti parecchie cose le ho inserite dopo dell'home tour, quindi penso che poi tra un bel po', quando aggiungerò altre cose nuove, vi farò un altro aggiornamento. Finalmente abbiamo il quadro del matrimonio e quindi l'abbiamo messo qui sul comò, anche se per la verità a me non piace tantissimo, non mi convince, forse perché è piccolino, e mi sa che metterò un bello specchio rotondo o della stessa dimensione del mobile. Vabbè, lì vedete tutto così incasinato perché c'è la fotocamera che si sta ricaricando e il runner del salone che è di qua perché di là ho la postazione lavorativa. Niente, insomma, non so se riuscirò comunque a trovare un legno che si avvicini a questo colore. In effetti questo, diciamo che era quello che si avvicinava di più come cornice. Altra novità che non c'era sempre nell'home tour, praticamente nell'home tour non c'era nulla. Ho messo tutto dopo, però se avessi aspettato l'home tour l'avrei fatto tipo per Natale dell'anno prossimo. Allora, queste qui stanno praticamente sul tavolo del salone. Queste, vabbè, sono le lanterne che stavano in giro per casa, la foto del matrimonio, la decorazione che ho utilizzato a casa quando sono uscita per il matrimonio, ma ho intenzione quella di cambiarla, di mettere un'edera, qualcosa insomma che scenda da così. Quelle sono i due vasi che mi hanno regalato mia madre, mia nonna e mia sorella per il compleanno. Siccome sapevano che avrei dovuto mettere le mensole, me le hanno giustamente regalate. Di qua invece ho questa parete qui, ho bisogno di un vostro consiglio perché mi sto mangiando la testa da praticamente 2 anni. Quello che in realtà sarà una posizione abbastanza bassa, quindi non so come coprirlo. Peggio ancora, non so come coprire questo, che odio sinceramente. Avevo pensato di coprirlo con un quadro, ma quale quadro è così spesso? Quindi non lo so, non ho proprio idea. E mi devo inventare qualcosa per chiuderlo. Fatemi sapere un pochino voi se avete delle idee e dei consigli da dare. Un nuovo arrivato. E questa edera qui, presa da AliExpress, è arrivata in tempi praticamente memorabili, perché forse tipo in 2 settimane è arrivata, mai successo. E ho poi risistemato un pochino così le mensole. Nell'altra clip vi ho fatto vedere che lì c'era la decorazione, quella del matrimonio. Adesso ho messo l'edera che mi piace di più, quindi la situation attuale è questa. Nel frattempo, senti i corrieri che stanno lavorando in questo periodo, mi sono arrivate le tinte che ho preso dal sito, che adesso non ricordo il nome, ve lo lascio comunque giù nell'info box, che si chiama questa tintura, la Magic Paint, ed è la tintura che vi ho detto che avevo comprato per tingere le piastrelle. E le ho prese di questo colore, anche se non rende l'idea, eccolo, perché secondo me c'entra benissimo, ci sta benissimo con la mia cucina e soprattutto con le pareti, perché è come se fosse un tortora però caldo. E poi ho preso anche la vernice protettivo liquido salinato. Ho passato 2 ore a pulire tutte le piastrelle con ammoniaca e bicarbonato. Guardate come sono belle lucide in confronto a quelle di sopra che sono più scure.
Mi sono stancata già praticamente. Adesso sono le 6:30, quindi penso che stasera ormai è andata. Sto preparando la base poi perché domani mattina lavoro fino alle 12:30, quindi poi appena finisco inizio a dipingere. Allora, eccoci qui dopo due mani di vernice. Allora, in alcuni punti purtroppo ho sbagliato a dare troppe mani e quindi se ne è venuta via prima. Quindi adesso che si asciuga per bene faccio almeno a passare due giorni, do i tocchi qui e poi passo il protettivo. Qua è stupendo, questo era il colore che c'era prima e questo è quello che c'è adesso. Vediamo poi come sarà dopo alla fine. Ora starò dei lavori giù, ho dato due mani, ho finito tutto quanto, opla, e adesso vabbè qui c'è il macello, ho dato anche la prima mano qui, l'ho data più blanda perché voglio farla asciugare prima. Oh, non mi sembra vero, ho finito, cioè in realtà ho finito le due mani qui, qua avevo già finito ieri, in effetti qua è tutto finito, qui tutto la postazione anti mia in modo che non entra qui, non fa danni, qui ho spostato tutto, ho tinto anche di qua e anche di qua, guardate al sole come bel colore. Non so che giorno è, praticamente non sto capendo più niente. Ci ho messo per adesso tipo 4-5 giorni, facciamo una settimana, per dipingere, per farla asciugare, poi di nuovo fare un'altra mano, perché in realtà su questo prodotto l'asciugatura dice qui 6 ore, 3-6 ore. Il problema è che nella mia cucina è molto umida, quindi è asciugato veramente in maniera molto molto più lenta. Per di più, quando ho iniziato a dipingere ha iniziato a piovere, quindi ci ha fatto una settimana intera di pioggia, quindi non più dico. Comunque ho passato il protettivo, questo qua, e darò un'altra mano protettivo, poi dove mi vengono ne darò una terza, perché magari nelle zone in cui metto la macchina del pane o il microonde, giù dove la mia praticamente butta le cose, quindi devo fare 3 mani di protettivo, magari dove mi vengono di fianco e dove non lo utilizzo molto ne bastano anche 2. Quindi niente, andiamo e procediamo. Ho finito tutto quanto, ho cambiato anche la disposizione qui sul microonde, prima c'erano i bicchieri, adesso le ho sistemate un po'. Volevo sistemare il camino, non so se ve l'ho detto, lo voglio rendere un praticamente spazio per poter inserire il microonde, perché appunto non ho più spazio qui sul camino. Mi sono trovata benissimo con questa tinta, vi ricordo che vi lascio nell'info box il sito sul quale ho preso appunto questa tinta, con la quale, ripeto, mi sono trovata benissimo, anche se ci ho messo un po' giustamente per realizzarla, perché tra impegni lavorativi e caldo barra pioggia che ha fatto, umidità, non si asciugava mai. Adesso si è completamente asciugata. Ho provato anche a tipo a grattare e non succede assolutamente nulla. Quindi nulla, questo video sul makeover finisce qui. Spero vi sia piaciuto, fatemelo sapere giù nei commenti. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Mi raccomando anche attivate la campanella, perché ovviamente le notifiche non arrivano quasi mai. Vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!